Michel Canesi ha precisato che la fine è sopravvenuta per arresto cardiaco in seguito ad una terribile malattia. Ecco un profilo di questo grande, amatissimo artista. Ecco questo il grande fascino di Rudolf Nureyev, il suo modo di muoversi. Anche il solo incedere sul palcoscenico dava sensazioni straordinarie, profonde, come si possono avere soltanto ascoltando una bella voce. Lo rivediamo così in una sua famosa Giselle di anni fa a Roma, alternandosi con tre grandi stelle, tra cui Carla Fracci. Ma Nureyev è stato anche un grande atleta, fece sensazione la sua prima apparizione entrando in palcoscenico in spaccata da dietro le quinte. Era fuggito dalla Russia nel 61, chiedendo asilo in Inghilterra, un avvenimento che creò clamore, seguito da tutta la stampa. Fu il suo primo incontro con la grande Margot Fonteyn, Schiaccianoci, La Bella Addormentata, Don Chisciotte, Il Lago dei Cigni. Nureyev amava la danza classica come quella moderna, di carattere certo estroso, difficile, ma non come veniva spesso descritto, scontroso e senza amicizie. Fece anche un film, Rudy Valentino. In Russia, nel suo paese, negli Urali vi ritornò 26 anni dopo per rivedere per l'ultima volta sua madre. Solo figlio di contadini, disse, nessuno mi ha regalato nulla. Nureyev viveva ormai a Parigi. Ecco le sue ultime immagini in pubblico all'Opéra per ricevere la Legion d'Onore, ormai segnato dal male. 54 anni. Il suo fascino e il suo talento tra i più grandi, ma il suo grande merito è di aver fatto vivere la danza. È unanime in tutto il molti importanti balletti. Signora Fracci, ecco, come ricorda Nureyev? Da dove nasceva, secondo lei, la sua grandezza? Innanzitutto voglio dire che accettare questa cosa è proprio quasi impossibile. È veramente un momento penoso e doloroso. Direi che mancando Rudy viene a mancare la luce nel mondo del balletto. Per me viene a mancare, oltre all'artista, il collega, il grande amico che mi ha saputo dare tanto, insegnare, incoraggiare, stimolare, e al quale sono veramente grata. Lui rimarrà con i suoi lavori, rimarrà sempre vivo e soprattutto vivo nel nostro cuore. Lo voglio ricordare con una grande tenerezza, come lui poteva essere, anche molto tenero. Così è il mio pensiero. L'ultima immagine che ho avuto, l'ultimo incontro che ho avuto con Rudy è stato nel mese di luglio. Poi l'ho sentito fino a 2 settimane fa, e ci siamo tenuti in contatto, ci siamo parlati e abbiamo parlato addirittura di un progetto di lavoro, e al quale lui è rimasto molto entusiasta. Gli ho detto, ritornerai a lavorare, mi seguirai, mi insegnerai, mi... Dice, ma allora let's do it, facciamolo, mi ha detto, ma con così entusiasta, così con grande entusiasmo, come del resto lui era un entusiasta del suo lavoro e ha affrontato tutto con una grande grinta, con un grande coraggio, e ha saputo trasmetterlo a tutti noi. Rudy, ti amo tanto. Grazie, grazie. Andiamo avanti con il giornale. Sempre vivi.